Good morning ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione. Oggi parleremo di un autore molto importante nella letteratura italiana del Settecento, forse leggermente palloso, ma la supereremo, che è Giuseppe Parini. Preparo il PowerPoint e cominciamo con la lezione. Parliamo quindi della vita di Giuseppe Parini. Parini sicuramente non sarà ricordato come uno dei letterati più avventurieri della storia della letteratura italiana, come sarà per esempio Ugo Foscolo fra un po', e come vedremo da questa slide, passerà praticamente l'intera sua esistenza a Milano. Infatti, egli nasce nel 1729 a Bosisio, un piccolissimo paese della Brianza, che dopo la sua nascita si chiamerà appunto Bosisio Parini, da una famiglia di modeste condizioni. Vivrà in questo luogo di campagna per una decina d'anni finché nel 1739 si trasferisce a Milano da una prozia che ne segue un po' gli studi e lo fa iscrivere a una scuola gestita da preti, da sacerdoti, e l'anno successivo questa prozia muore. Lascia una piccola eredità a Parini, però a patto che prenda gli ordini e si faccia chierico fondamentalmente. E ovviamente Parini accetta. Nel 1752 escono le sue prime opere in una raccolta di poesie che era chiamata Alcune poesie di Ripano e Opilino. Ripano era proprio l'anagramma del nome di Parino, perché lui nasce di cognome Parino, poi si diciamo ribattezza Parini perché gli piaceva di più diciamo la I finale, però nasce come Parino. Nel 1754 viene finalmente ordinato sacerdote, diventa chierico, ma diciamo, la pensione, i soldi che riceve dalla Chiesa non gli bastano per vivere in maniera dignitosa e quindi inizia il suo lavoro come precettore presso il duca Serbelloni, che era un nobile milanese. E diciamo, vedete, questa cesura che c'è tra il 1752 e il 1754 segna proprio il distacco dal periodo adolescenziale giovanile di Parini. Dal 1754 al 1768 invece lui lavorerà sempre per delle famiglie nobili. Infatti, fino al 62 lavora per il duca Serbelloni. Dopodiché passa alla corte, diciamo, degli Imbonati, era un'altra famiglia di nobili, e è proprio in questo periodo, sotto, la famiglia degli Imbonati, che scrive due delle opere più conosciute, che sono Il Mattino e Il Mezzogiorno, che poi andranno a comporre quello che è Il Giorno, l'opera considerata più importante di Giuseppe Parini. Nel 1768 finisce il suo periodo, al servizio della nobiltà. Infatti viene nominato direttore della Gazzetta di Milano, perché gli austriaci vedevano di buon occhio l'opera di Parini e l'anno dopo occupa una cattedra di lettere, di belle lettere, sempre a Milano. Quindi si passa nel 1768, vedete anche qui c'è una cesura, perché si passa al periodo in cui lui lavora per lo Stato austriaco, uno Stato in cui si riconosce abbastanza. Addirittura, grazie alla sua fedeltà a questo Stato, nel 1791 viene nominato sovrintendente delle scuole di Brera, quindi un ruolo molto importante, e in questo periodo scrive Il Vespro e la Notte, che andranno a concludere quella che è Il Giorno, la sua opera principale. Nel 1796 arriva l'occupazione di Napoleone a Milano. Il rapporto con i francesi non sarà un rapporto facilissimo per Parini, che comunque riesce a vedere il ritorno degli austriaci nel 1799, poco prima di morire, e lui muore sempre nella sua Milano. Andiamo a vedere quali sono le tematiche principali di Giuseppe Parini. Intanto possiamo definire il suo ideale una sorta di illuminismo cristiano. Perché siamo nel Settecento, lui vive a stretto contatto con la nobiltà che ama leggere gli illuministi, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, e quindi lui assorbe questi ideali degli illuministi, ma in maniera critica. Infatti accoglie alcuni dei loro principi, quelli egualitari umanitaristi in particolare, così come respinge il fanatismo religioso, cioè l'esagerazione da un punto di vista religioso, ma non approva le critiche che vengono mosse alla Chiesa, ricordiamoci che comunque lui era sempre un chierico, e anche il lato edonistico, cioè quello più legato ai piaceri carnali. Un altro elemento fortissimo che sarà centrale, soprattutto nel Giorno e nell'opera di cui parleremo anche più avanti, è la critica verso la nobiltà, che viene vista come una classe parassitaria che non svolge un ruolo utile alla società. Riconosce i meriti storici,
della nobiltà. Infatti, quando aveva un ruolo di guerriero e difensore, diciamo, dello Stato, secondo Parini era giusto che la nobiltà fosse elevata. Lui non la vuole, tra l'altro, rovesciare, non è un rivoluzionario. Lui ha ancora l'idea semplicemente di migliorare questa classe sociale e la ritiene da un punto di vista economico, perché non fa fruttare le proprie ricchezze, da un punto di vista intellettuale, perché viene definita come pigra intellettualmente, non interessata all'arte, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto da un punto di vista civile, perché non si interessa neanche della politica. Un'altra critica importante che muove Parini è quella dell'utilitarismo, che invece era abbastanza presente nell'illuminismo. Ricordiamoci che nell'enciclopedia, accanto a voci che parlavano di filosofia o di letteratura, c'erano altre voci che parlavano della vita di tutti i giorni, dell'attrezzatura nei campi, di come si facevano certe cose da un punto di vista pratico, l'economia. Ok? Lui dice, Parini, che si può parlare anche di cose basse della vita di tutti i giorni, ma va fatto sempre tenendo presente che si sta scrivendo un'opera d'arte. Se si vuole scrivere un'opera d'arte, la forma deve essere alta, ed è quello che lui stesso farà nei suoi scritti. Infine, lui abbraccia le teorie fisiocratiche. Mentre l'illuminismo era molto ottimista verso la rivoluzione industriale, verso lo sviluppo dell'industria e del mercato, quindi il settore secondario e terziario, l'ho semplificato un po' così, Parini si fa difensore del settore primario, cioè dell'agricoltura. Secondo Parini e secondo le teorie fisiocratiche, il settore dell'agricoltura è l'unico che crea realmente ricchezza, perché tutti gli altri settori invece speculano sulla ricchezza creata dall'agricoltura. E anche da un punto di vista ideale, gli ideali di un mondo contadino, diciamo, fanno parte un po' dell'ideologia di Parini. Andiamo a vedere adesso schematicamente quello che accade nel giorno, che è, come vi ho già detto in diverse occasioni, l'opera principale. Si tratta di un poema in endecasillabi sciolti. Quindi, composto da versi di 11 sillabe, sciolti, cioè che non rimano, non hanno uno schema di rime ben preciso. L'obiettivo era quello di rappresentare satiricamente l'aristocrazia, in particolare quella milanese, ma l'aristocrazia in generale, descrivendo la giornata tipo di un giovin signore. Quindi, proprio una giornata come tante, non era una giornata specifica, ma una come tante. All'inizio il progetto prevedeva la divisione in tre parti: il mattino, che viene effettivamente scritto ed esce nel 1763, il mezzogiorno, che esce nel 1765, e poi una terza parte che io adesso ho sbagliato, ma mi ha fatto veramente fatica a modificarlo, che si chiamava La Sera. La sera era prevista, doveva uscire per il 1767, ma non vide mai la luce. E qui mi fermo un attimo per la battuta: la sera non vede mai la luce. Bene, andiamo avanti. In realtà poi riprese, diciamo, l'idea più avanti e scrisse, la divise la sera in due parti, il vespro e la notte, e comunque sono rimasti incompiuti. Si tratta di un poema didascalico. I poemi didascalici erano quelli che miravano a insegnare qualcosa. E in questo caso l'obiettivo che si poneva Parini in maniera ironica era quello di insegnare al nobile a riempire le sue giornate, che altrimenti sarebbero state terribilmente noiose. Si tratta quindi di un poema descrittivo, non viene raccontata un'azione o una storia ben precisa, ma è la descrizione di una giornata tipo, quindi capite, è una cosa anche abbastanza pesante sotto certi punti di vista. E adesso andiamo a vedere le tematiche principali presenti nel giorno. Innanzitutto, quella centrale da scolpire nella memoria è la satira. Perché tutto il discorso che viene fatto da Parini, e poi lo leggeremo in classe e lo vedrete, è estremamente ironico ed è una continua presa di giro. Come fa a utilizzare l'ironia Parini? Lo fa utilizzando l'antifrasi. L'antifrasi è quando dico una cosa ma intendo esattamente l'opposto. Per esempio, piove, fa schifo fuori e io dico: ah, che bella giornata, eh? Bene, ho fatto un'antifrasi, cioè volevo dire era una giornata orribile, ma ho detto l'opposto. Bene, lui utilizza tantissimo l'antifrasi. Un altro modo in cui emerge la sua ironia è l'utilizzo del tempo. Infatti, per raccontare una cosa in teoria abbastanza veloce, come la giornata di un signore, lui impiega moltissimo tempo, sottolineando con le sue descrizioni molto lunghe ogni singola cosa. E anche questo mira a sottolineare la banalità della vita nobiliare, così anche come lo spazio. Infatti, come vedremo, tutto si svolge sempre all'interno di spazi chiusi, quindi si tratta di uno spazio che potremmo definire quasi claustrofobico. Il signore si sveglia in casa, in camera, poi esce in carrozza, altro spazio chiuso, per entrare in un'altra casa, eccetera, eccetera. Quindi è uno spazio abbastanza claustrofobico. Ci sono alcuni elementi che potremmo definire di discontinuità, cioè che non trattano strettamente la nobiltà,
odierna, e sono tre in particolare: la nobiltà guerriera del passato, che viene descritta ogni tanto sotto tinte negative, ma con l'obiettivo di utilizzare un'antifrasi, quindi negative per definirla però in maniera positiva. Poi le classi popolari, che ogni tanto appaiono con la loro vita operosa e sana all'aria aperta, in enorme contrasto con la vita del nobile, e poi inserisce anche delle favole di carattere mitologico, anche queste hanno l'obiettivo comunque di criticare la nobiltà. Tutta questa critica però, diciamo, lascia spazio anche a un'ambiguità in Parini. Infatti, il fatto di descrivere sempre in maniera quasi ossessiva ogni singolo elemento che appare nella vita del Signore sembra quasi far apparire in Parini qualcosa di simile a un'invidia sociale. Ovviamente non è un'invidia enorme, dichiaratissima, eccetera, eccetera, però rimane un po' il dubbio che tutta questa critica che Parini muove verso la nobiltà e l'occhio così attento che lui ha verso ogni elemento della nobiltà non possa nascondere magari anche qualcosa di più di una critica, ma anche un po' di invidia nei confronti dei nobili. Lo stile è uno stile ovviamente altissimo, uno stile aulico. Infatti, la materia di cui parla la Giornata del Signore era una materia quotidiana, una materia bassa, ma Parini attua i suoi ideali utilizzando un linguaggio molto prezioso, ricchissimo di aggettivi, anche perché, come abbiamo detto, molto descrittivo, e anche questo, come dicevo prima, sottolinea un po' la sua ambiguità. Il fatto che ogni singolo elemento che appare nella vita di un nobile lui lo conosca così bene ci fa pensare che l'abbia guardato bene, ecco. Questo è un po' quanto. Infine, l'ultima sezione di queste tematiche riguarda la parte finale, il Vespro e la Notte. Sono state scritte successivamente e anche lo stile ne risente molto. Si vede che sono opere scritte in due tempi diversi. Infatti, l'ironia, che era la chiave centrale del Mattino e del Mezzogiorno, qui si attenua. E invece di effettuare una denuncia sociale della nobiltà, sembra quasi trattarla da un punto di vista più esistenziale. In particolare, uno dei temi che sembra emergere è quello dello scorrere del tempo, che riflette un po' anche la vecchiaia che sta arrivando per il poeta. Anche il linguaggio, cerca di rendersi più equilibrato rispetto a prima. Prima era un linguaggio forzatamente alto, adesso invece diventa più piatto, più piano, anche in sintonia con gli ideali artistici del tempo, che erano neoclassici. Il neoclassicismo è una corrente artistica che si sviluppa in questa parte del Settecento, che va a riprendere, diciamo, l'equilibrio dell'arte classica, in particolare quella greca, e cerca di rielaborarla, di riportarla nel presente. E Parini abbraccia questo movimento in questo periodo. Bene, penso di avervi detto più o meno tutto, non è tutto semplicissimo, però spero che comunque la lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe.